Guattai a tutti, ciurma, e benvenuti da Giacchierina in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa il nostro passaggio attraverso le fogne è finalmente finito. Abbiamo visto che incredibilmente è sbocciato un incredibile amore fra Leo e Ada. Ovviamente ci ha lasciati soli. Vabbè, e siamo quindi arrivati qui ragazzi nel Nest. Ora come ora sono riuscita ad accedere all'area est, che purtroppo ho scoperto essere estremamente pericolosa, perché c'è una serra ragazzi invasa da piante mutanti che mi avete detto possono uccidermi a primo colpo. Yuhu! Vedevo l'ora. Per cui come sempre mi avete dato dei suggerimenti molto importanti, primo fra tutti sicuramente quello appunto di fare attenzione a queste piante mutanti umanoidi, perché sono capaci di ucciderci a primo colpo se ci acchiappano. Per cui ovviamente io continuerò ad utilizzare il mio fedelissimo, incredibilissimo lanciafiamme. E ora come ora il nostro obiettivo è quello di distruggere la pianta 43. Abbiamo visto che il braccialetto, insomma il chip che ci serve per accedere all'area ovest, è nelle mani di un povero malcapitato che è stato ammazzato a sangue freddo da una di quelle piante mutanti incredibili, appunto da questa pianta 43. Il punto è che ragazzi dobbiamo appunto sintetizzare questo erbicida, ma penso proprio che per adesso sia impossibile, perché per accedere alla teca, credo, per sintetizzare sta roba, purtroppo abbiamo bisogno di un codice che, ahimè, mi sa che attualmente non abbiamo. Per cui mi stavo chiedendo dove effettivamente dovrei andare adesso. Allora, di sicuro devo rientrare nella serra. Io la volta scorsa sono entrata direttamente qua, non so se appunto c'è qualche altro modo per accedere a qualche altro luogo, per cui mi sa che non ci resta ragazzi che tornare proprio in quel luogo assolutamente orribile e spiacevole. Non è di qua. Iniziamo bene. Se sta pure a scaricare la batteria sarà proprio nella merda. Allora, se prima ragazzi avevo il terrore assoluto di queste piante schifose, ora come ora posso averne ancora di più. Posso averne il triplo, il quadruplo, non lo so, dite come vi pare. Dopodiché si inserirà appunto ragazzi l'erbicida qua dentro di regola e bisognerebbe essere tutto a posto. Il punto è che io devo procedere di qua ragazzi per vedere cos'altro posso trovare, e ovviamente la serra è purtroppo piena di queste malefiche creature. Io ovviamente ragazzi cercherò di stare più attenta possibile. Qua ovviamente l'accesso è bloccato, per cui c'è sta poco da fa, non mi resta che andare di qua. Guardate che ho un'arma micidiale per voi. Ah! Eccola là. E ne sta arrivando un altro. Muori, accidenti. Allora, mi avete dato pure un altro importantissimo suggerimento. Mi avete detto che se sti affari prendono fuoco alla fine, insomma, significa che sono morti definitivamente. Se così non dovesse essere, vuol dire che potrebbero rialzarsi di lì a poco. Per cui io continuo a dargli fuoco. Ok ragazzi, io avevo avvertito che c'avevo una lanciafiamme. Allora, andiamo un attimo da qua. Quindi questo è carbonizzato, questo è poco ma sicuro. Per cui cosa ci sarà mai di qua? Niente, perché ovviamente è tutto bloccato. Ma magari gli posso dar fuoco, giusto? Magari non è questa la soluzione. Peccato, perché lì forse ci sarebbe qualcosa che mi può essere utile. Allora vediamo se c'è qualcos'altro che mi sfugge. Una pianta blu. Non fate scherzi, eh. Oh, e questo? Oh, una botola. È una botola, diciamo, è un accesso a qualcosa. Io direi che forse il can... No vabbè dai, so di... è peccato di fargli la foto così mi ricordo. Però dai, mi devo ricordare, no? Allora, sarebbe una F, diciamo così, il simbolo della pausa, due cose ad angolo retto e la F di nuovo. Va bene, allora vorrà dire che tornerò alla sala comandi, ok ragazzi? Non credo sia un problema per voi ormai.
E chi c'è qua? La apriamo immediatamente, di sicuro là sotto c'è qualcosa che ci può essere utile. Allora, F, simbolo della pausa, questa roba qua, F, giusto? Whee! Ok! Oh, che impresa titanica, giocherina! Aprire una botola su cui era espressamente scritto il codice per aprirla. Ok, sentiti importante! Benissimo, allora purtroppo io però avrò tanta paura, ragazzi, che mi finirà prima o poi questo combustibile. Per cui, vabbè, e vado lì sotto, oddio, sta scendendo automaticamente. Con così tanta decisione la cosa non mi ispira niente di buono perché è tutto così dannatamente buio qua sotto. Non mi piace. Non mi piace. Per niente. Guardate che. Non mi piacciono le sorprese, ragazzi. Allora, cosa abbiamo qua? Mappa laboratorio area estera. Oh, merda! È più grande di quel che pensassi, ragazzi. Oh mio Dio, mi perderò qua dentro, di sicuro mi perderò. Polvere da sparo, tanto non la posso prendere. Oh, c'ho l'inventario pieno, accidente, adesso che ci faccio caso? Potevo lasciare qualcosa nella cassa e mo se devo prendere qualcosa. Io mi auguro che qua sotto ci sarà un punto, ragazzi, dove ci sarà una cassa o qualcosa, perché se no sono nella cacca. Andiamo, va. Oddio, pensavo di aver visto una cosa per terra, ragazzi. C'ho le allucinazioni, eh. Yo! Oh. Oh, è permesso? Ok, io direi di provare subito ad entrare qua nella stanza server, anche se un accesso così diretto. Ah, non si può perché non c'è elettricità. Benissimo. Ok, andrò da un'altra parte. Ragazzi, allora qua non credo, oddio, che stavo per dire, non credo ci saranno quegli affari di erba, però è strapieno di sti pezzi di merda qua. Per cui direi di armarci di un'altra arma perché non vorrei sprecare combustibile. Allora, lì c'è una cosa che lampeggia e questa cosa di sicuro è importante. Per cui passerò fra voi, ragazzi, io spero che la cosa non vi disturbi, eh. Mamma mia. Si risveglieranno tutti. Allora, trofeo, what the hell? Un trofeo con la forma e la struttura do a doppia elica del DNA. Servirà a qualcosa, ma ovviamente Giocherina è così stupida da non aver liberato neanche uno slot. Ecco, questo è quell'affare. Pure qua serve un affare per l'elettricità, no? Mi serviva pure da un'altra parte, giusto? Era qua, esatto. Ok. Va bene, ma tutto meravigliosamente. Accidenti, è così strano che nessuno di questi si sia risvegliato. Eccolo là. Oddio, no! No, no, tu no! E tu no di nuovo, eh! Oddio, due, ma che cavolo! Oh, c'è un altro! Ora ovviamente si sono risvegliati tutti gli altri nostri amici qui presenti. Oh, la mia mira sta migliorando, ragazzi, attenzione, vabbè, quando c'è quell'assistita grazie a sta gran cippa. Ok, non me l'aspettavo, va bene, tu continua pure a dimenarti nella tua morte. Accidenti, ok, sto per morire, ragazzi, devo prendermi qualcosa. Che cos'è che ho usato qua? Forse c'erano i colpi del fucile, molto probabile. Mi tocca prendere qualcosa e prenderò questa. Ecco, adesso sarò contenta perché mi si sono liberati due slot. Allora,
Di qua si accede a delle scale e direi che forse sarebbe il caso prima di andare di qua, ma non posso perché ovviamente non c'è elettricità. Allora prenderò questo, visto che ci sono a questo punto delle cose, e lo analizzerei perché non si può mai sapere. Allora, che cosa nascondi? Ecco, un codice, a cosa mai servirà? È il codice della teca, ragazzi, per sintetizzare l'erbicida, perché iniziava così, se non mi ricordo male. Allora, io non so se prendere questa pianta, sinceramente. Allora, qua non c'era una polvere da sparo grande da qualche parte? Fermi un attimo. Allora, no, qua non posso entrare. È di qua, è di qua. Allora, prendiamola un attimo perché io ho pure una polvere da sparo gialla, per cui di regola mi servirà per sintetizzare dei colpi per fucile, giusto? Meno mi auguro. Ok, perfetto, 8 colpi, ci si è liberato uno slot, diciamo che possiamo essere contenti così. Per adesso, per cui io direi prima di andare comunque a vedere dove ci portano quelle scale. Eccolo là, lo sapevo io. Stai giù, accidenti. Oddio, si è risvegliato qualcun altro. Vabbè, ragazzi, io ve lascio, perché già mi avete rotto le palle. Vaffancolor! Minchia, che palle, oh, che siete! Minchia, mica sta giù. Cioè, ragazzi, vi rendete conto di quanti colpi gli sparo in testa? Che cavolo, allora, qua cosa c'è? Vediamo. Prima di andare di sopra non c'è assolutamente niente, per cui vediamo dove ci portano queste scale meravigliose. Ho un po' di paura, sinceramente, dopo che mi sono sbucati, ragazzi, due di quei maledetti così schifosi. Ok, oggi già ne ho abbastanza, eh! Ma avete rotto tre quarti dei minchia, ragazzi! Ma mo me devo arrabbiare! Minchia, che odio! Qua c'è una pianta! Cioè, adesso dovunque vedo piante, ragazzi, ho il terrore che possa sbucare uno di quei cosi, ovviamente. Ok, cosa c'è qui? Ah, siamo tornati di sopra! Grande, ottima cosa! È ottima cosa! Il fatto che sia pieno di quel... Ma che cazzo gridi? Minchia, stai zitta, no? Antipatica. Allora, aspettate. Oh, questo è uno di quegli affari che ci possono servire. Per l'elettricità, ovviamente. Nota di qualcuno. Sono tutti mutati, sono diventati delle piante. Continuano a tornare ancora e ancora. Bruciamoli tutti, bruciamoli finché loro colpi. Finché i loro corpi non diventeranno cenere, non c'è altro modo. Questo ovviamente è un suggerimento su come poter uccidere, e dai, poter uccidere definitivamente quegli affari. Guarda, già mi hai rotto veramente di nuovo le palle, eh. Ok, qua abbiamo accesso pure alla cassa, se non sbaglio. Sì, per cui potremo lasciare qualcosa e andare a prendere quello che ho lasciato indietro, magari. Ok. Mettiamo un attimo da parte st'affare qua per un secondo, tanto penso che fra un po' dovrò riprenderlo. Mettiamo un attimo da parte quest'affare qua. Faccio un salto, ragazzi, a prendere le due cose che ho lasciato indietro. Vabbè. Oh! E tu da dove cazzarola sei uscito? Che cavolo! Oh, prendiamo questa, ragazzi. Modulatore di frequenza. Io non so se è quello che ci serve. Probabilmente sì, c'ha quella forma lì. Fatemelo esaminare un secondo. Umbrella Electric Power. Oh certo. Ah, quindi uno di regola dovrebbe vedere un attimo. Aspettate allora. Sì, perché. È bellissima sta roba. Ok, perché sull'ultima, per esempio, sull'ultimo affare così che avevamo incontrato c'era scritto Marf, per esempio. Qualcosa cioè meraviglioso. Ok, qua che altro c'è? Prendiamo ovviamente anche la polvere da sparo grande. E sotto mi ero lasciata qualcosa, probabilmente sì. Ok, c'è una pianta verde, non credo ci sia.
ci sono altre cose utili. Io mi auguro che non esca più niente da qui perché. Ne ho abbastanza. Allora, qui ragazzi, appunto c'è uno di questi affari qua, per cui di regola potremmo interagire in qualche modo. Vediamo un attimino che succede. Vedete, qua c'è scritto Marf. Error. Ah, lo devo sincronizzare prima forse di inserirlo, giusto? Ok, allora. Io lo metto su Marf, no? Mamma mia, non ce la farò mai nella mia vita. I did it! I did it! Ok, proviamo ad inserirlo adesso, ragazzi. Whee! E questo ovviamente dovrebbe aprirmi le varie porte, no? Oh, fantastico! E intanto ovviamente mi restituisce pure questo affare qua. Spettacolo! Qua non c'è niente? No. Ok, quindi di regola adesso mi ha aperto le stanze che erano chiuse. Cacciare tuo padre! Oggi non è giornata! Non è giornata! La stanza infatti è aperta, stanza dei server, c'è qualcuno qua, mi auguro di no. Allora, un coltello da combattimento che però non posso prendere, è una stanza di salvataggio, grandioso, oh, del combustibile, ma che meraviglia. Allora, vediamo un attimino, il punto è che le cose che ho sono tutte cose che mi servono fondamentalmente, per cui metterò un attimo queste due cose a posto, prenderò il combustibile. Ovviamente, non posso ovviamente combinarlo con questo, ma posso combinarlo con questo. No. Va bene così, dai. Ricarichiamo un po', adesso dovrebbe averli combinati entrambi. Perfetto. E qua c'era un'altra stanza chiusa che sarebbe questa. Per cui prima di tornare di sopra, ragazzi, ad inserire quell'altro codice, direi di andare a visitare pure quell'altra stanza. Ovviamente in attesa di prendere altri infarti, perché tanto oggi mi sembra proprio che giornata, eh. Allora, questo affare lo porto con me. Dopodiché, direi di restare un attimino con. Ok, questo intanto lo prendo e me lo deposito qua perché non si può mai sapere. Ecco fatto. E andiamo, ragazzi, nell'altra stanza meravigliosa a cui adesso possiamo accedere. Basta spaventi, vi prego, perché già oggi non ce la faccio più. Guardate un po' che cavolo di carneficina. Eccolo qua. Prova a rialzarti, giuro che ti sparo in bocca, accidenti. Allora, non mi piace questa stanza e. Già non mi piace. Ah, ok, laboratorio delle basse temperature. Ok, era la porta. State ferma un attimo, eh. Allora, di sicuro là dentro c'è sta qualcosa, ragazzi. Cioè, come faccio a non pensare che lì dentro c'è qualcosa? Come faccio? Come posso non anche minimamente sospettarlo? Eccola là. Questa è una di quelle pezze di merda che grida. Ma, cioè, gli ho sparato tre colpi in testa, ragazzi. Anzi, cinque, tipo. E la testa non le è saltata. Ok, va È bene. tornato, dottor Lee. Ma. Ci sono cinque nuovi Oh, messaggi. li ascolto molto volentieri. Che sta combinando? Sai che ha fatto quello stronzo di Cartwright? A quel pezzo di merda serve una camomilla. Bello il capo per ora. Hai visto il mio trofeo per caso? Il codice è nascosto sulla base. Se lo trovi, dimmelo. Ovviamente era un indizio, però. Già ce l'abbiamo. E così proprio che non ce l'hai fatta venire? Va bene, non preoccuparti dell'ispezione della serra, te lo do io qualcosa di semplice da fare. Calcola il budget stimato per l'anno successivo al prossimo e fallo entro stanotte. Sei vivo? Siamo sotto attacco, ci sono un sacco di morti, l'area est è isolata, non possiamo attivare il ponte con i nostri braccialetti. Ma dove cazzo ora si è nascosto quello stronzo di Cartwright? La pianta 43 è fuori controllo, la serra è un inferno, dobbiamo mandarci qualcuno prima che sia troppo tardi. Wayne, come fermiamo questo macello? Devi aiutarci, rispondi! Ti ricordi di Susie, la cheerleader? Che bella ragazza, piaceva entrambi, ma ovviamente non era interessata a due nerd. Devo ancora restituirti i fumetti e i giochi che mi avevi prestato. Credo che dovrei aspettare ancora. Ok, molto interessanti questi messaggi. E
Penso che dovrei indossare una di queste tute prima di entrare qua, giusto? Oddio. Cioè, io sinceramente non vorrei morire ibernata, eh? Ma se tu hai così tanto coraggio. Chi ha lasciato il freezer aperto? Fosse solo il freezer. Oh! Oh! Niente sorprese della cippa, eh? Ok? Ok, allora qua ci deve essere per forza, ragazzi, qualche elemento che mi serve. Ok, non è che lo devo sintetizzare qua, quell'affare lì, no? Allora, qua ci deve essere per forza qualche altro elemento che mi serve per sintetizzare quell'affare là. Allora, guarda che atteggiato ho visto. Allora, non so perché dovrei inserire qua quella boccetta del cavolo, ma oddio, un motivo forse ci sarà. Per cui, Leo, usciamo prima che tu muoia ibernato, ok? È bello il fatto comunque, ragazzi, che abbiano reso l'effetto che lui stia sentendo freddo. Veramente molto figo. Va bene, allora io proverei ad andare a prendere quella, la boccetta, ragazzi. Anche se, appunto, ripeto, mi sembra molto strano, perché lì non c'è nessun elemento da inserire all'interno, ma a meno che non mi è sfuggito qualcosa, però nel dubbio andiamo. Inseriamo st'affare, vediamo cosa succede. Ecco fatto. Tac. Ah, ecco, errore, niente da fare. Per cui, ok, non è qua che la devo inserire. D'accordo. Vedremo allora più avanti cosa dobbiamo fare con tutto ciò. Allora, ragazzi, visto che abbiamo accesso alla parte di sopra, direi di andare di sopra. Oddio! Da dove è uscito? Da dove è uscito? Mare! Ah! Oddio, brucia, brucia, devi bruciare. Oh, ok, con calma, lo sapevo io che uno di sti cosi sarebbe riuscito di qua, lo sapevo, chissà perché ne avevo proprio la netta impressione. Ok, eccoci qua, ciao a tutti, sono tornato. Benissimo, allora, visto che abbiamo una polvere da sparo gialla e una polvere da sparo normale, aspettate, allora rimetterei un attimo questo da parte, creiamoci ragazzi dei colpi per fucile perché è assolutamente necessario. Per cui, ecco fatto, e dopodiché mi sa proprio che è il caso di portare con noi sto trofeo, ragazzi, perché non mi ricorderò mai nella mia vita qual è il codice. E non so se portarmi già pure sto contenitore, effettivamente. Vabbè che nell'altra stanza c'è una cassa, se non erro. No. Per cui lo porterei con me, dai. Visto che ci siamo, non si può mai sapere. Andiamo così, salverò prima la partita, perché non si può mai sapere. Benissimo. Andiamo. Dove sto andando? Non è di qua che devo andare, che diamine! Io continuo a chiedermi se quegli affari, ragazzi, spuntino random e quindi se devo avere costante paura che ne esca uno. Eccoci qua. Allora, riguardiamo un attimino com'è il codice. Tac, tac. Allora, angoli retti, stanghetta piccola, due quadratini, stanghetta grossa, vediamo un po'. Angoli retti, stanghetta piccola, due quadratini, no, che non erano questi, ma gli altri, questi qua, stanghetta grossa. Oh, finalmente ragazzi abbiamo accesso alla teca, incredibile, ma vero? Ok, sto trofeo di regola non ci serve più, per cui ciao, lo scarto via come se fosse una merda putrida. E quindi non ci resta che andare a vedere finalmente che cosa possiamo combinare lì nel laboratorio. Ragazzi, basta sorprese, vi prego, grazie. Ok, io vado. Eccoci qua. Allora, ok, finalmente possiamo inserire questo affare qua. Ecco fatto. Modalità manuale attivata. Regolare la soluzione in base alla capacità del contenitore. Ah, allora, non ho la minima. Ok, devo praticamente far arrivare il liquido a quel livello là, se ho capito bene, giusto? Aspettate un attimo.
Ok, così non ci siamo proprio perché siamo proprio al massimo. Per cui se io adesso, se io dovessi volerlo svuotare, scusatene. Ah, ecco, ok. Ah no, è troppo pure questo. Aspettate, no. Allora, devo togliere comunque quella piccola quantità di liquido. Ok, così, quindi quello al centro svuota in quello a sinistra. E ok. Ok, spero di essere all'altezza di questa cosa. A few moments later. Vediamo un attimo, ragazzi. Forse, se non faccio cagate, ci sono. Sì. Ok ragazzi, ce l'ho fatta, è incredibile, ma vero, yuppie! E vai! Che meraviglia! Contiene una soluzione liquida e questo lo sapevamo. Però, di preciso, che soluzione liquida è quella che ci serve? Penso di sì, penso sia la sostanza che ci serviva, ragazzi, giusto? Ok, mi ha appena salvato la partita. No buono. Mi sa proprio che no buono. Qua tra l'altro c'è una polvere da sparo, direi di prenderla. Ecco fatto. E il laboratorio comunque non è completato, perfetto. Ok, a questo punto mi posso aspettare di tutto. Ok, vado. Ok, allora inseriamo finalmente questo affare qua e vediamo se serve a qualcosa, eh? Ci siamo? No. Errore, la temperatura della Ah, soluzione ecco è qua oltre i ragazzi limiti. perché si poteva inserire lì nel laboratorio a basse temperature. Adesso è tutto bello che spiegato, per cui devo tornare purtroppo da dove sono venuta. Perfetto, allora lasciamo qua la polvere da sparo, ragazzi, teniamoci comunque libero uno slot perché non si può mai sapere. Ecco qua. Salverò, perché ormai ragazzi da questo gioco mi posso aspettare qualsiasi cosa, quindi meglio prevenire che curare. Vado. Vado, eh. Di nuovo, niente sorprese, per favore. Grazie, me ne sarò molto grata. Ok, tu stai fermo lì, non ti muovere. Ok, poi ce la farò a fare in tempo a portarlo fin su. Procedura di raffreddamento in corso. Wow, ma che figata! Qua. Oh, minchia, adesso sì che è congelata, eh. Grazie, grazie, braccio bionico. Oh, braccio, Dio. Non so se sei proprio un braccio. Spettacolo, Raffreddamento ragazzi. completato. E vai! Andiamo via prima che si raffreddi pure Leo. Non vogliamo di certo che muoia assiderato. Ce l'ho fatta, ragazzi! Ho ottenuto l'erbicida! Meraviglioso! Ok, io vi saluto, ragazzi. Spero di non vedervi mai più, anche se siete solo cadaveri. Benissimo, ragazzi, mi sto di nuovo dirigendo verso la sala controllo della serra. Senza alcun timore, proprio, amici di Rigo. Assolutamente no. Eccoci qua, pronta a morire, pianta 43, che tu sia maledetta. Ecco qua, beccati questo. Vaporizzazione in corso. E guardate un po' come muore. Ok. Ha funzionato. Sì, ha funzionato, Leo, ma io adesso. Attenzione, soluzione pericolosa dispersa senza autorizzazione. E allora? Siete stati monitorati e sarete Ma. soggetti a misure disciplinari. Adesso sì che ho paura, eh.
Ammazza, adesso mi sto cagando sotto dalla paura. Ok, possiamo andare dall'altra parte, ragazzi, perché non c'è più nessuna erba che ci sbarra la strada, almeno così sembra. Oddio, che c'è? Che c'è? Perché c'è questa musica? Ok, questo non l'avevo visto, sto pezzo di merda. Muori, accidenti, muori, prendi fuoco, grazie, che ci fai un favore a tutti. Ok, ecco qua. Minchia, già quando si mette quella musica là mi viene l'ansia e quest'uomo sembra normale. Perlomeno sembra. Ok, finalmente abbiamo aggiornato il nostro chip. Ok, combiniamolo col nostro braccialetto. Yuhu, adesso siamo dei dirigenti. No, 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 di nuovo tu, no. Oddio no, questa non ci voleva. Questa non ci voleva proprio, eh. No, 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 non me l'aspettavo proprio questo, cavolo. Minchia, di nuovo con questa le costole. E che palle enormi. Come mi crescono le palle in questo momento? Stanno diventando abnormi. Che cavolo, ragazzi, vi giuro che questo non me lo aspettavo, eh. Ve lo giuro. Qua posso interagire se magari. Leggiamo un attimo, allora, codi spie, 3 sullo scorso mese, bla bla bla. Oggi limiterò l'accesso all'area ovest. Accesso non autorizzato, Wayne Lee, bla bla bla, vabbè, quello che è, qualsiasi cosa sia. Io me ne vado. Ok, dove sono? Fermi tutti. Allora, direi che è il caso di salvare la partita, sì o sì, ragazzi. Ok. Con calma, finalmente abbiamo di nuovo le calcagna al nostro carissimo amico. A questo punto delle cose, ragazzi, prima di salutarci, direi che voglio vedere assolutamente l'accesso all'area ovest. Questo è poco ma sicuro. Sarebbe bellissimo se noi potessimo rimuovere questo ponte prima che il nostro amico ci raggiunga. Il punto è che non credo che le cose siano così facili. Per cui, cara area ovest, apriti a me, grazie. Ecco fatto. Spero che il campione sia. Speriamo, che cavolo, dopo aver fatto tutto sto casino, no? Ci mancherebbe pure se il campione non fosse qua, no? Ok, spero che di qua ci sia una macchina da scrivere più che altro. Oh mio Dio. Ok. Peggio che andare di notte proprio, no? Videocassetta, what? Scusa, amico, te la rubo. Te la rubo. Ok, che altro ho qua? Oh, una granata. Accidenti. Vabbè, la prendo sperando che ci sia. Ah, meno male, ragazzi. Un'area per salvare, grazie al cielo, per fortuna. C'è solo la cassa qua. Dov'è la macchina da scrivere? Dov'è la macchina da scrivere? No, ragazzi, non mi permette di salvare. Ok, benissimo. Allora, aspettate un attimo, fatemi depositare un secondo. Qua posso inserire la videocassetta, penso di sì, però dobbiamo vedere prima di sincronizzare sta cosa. OS, ok. Facciamo subito, guarda. Allora, ci metterò una vita, ci metterò una vita, ci metterò una vita. Una vita, una vita, una vita, una vita, una vita, una vita. Oh my god, ce l'ho fatta, yuppidu, yuppidu, ci ho messo meno tempo di quello che pensavo, ragazzi. Ecco fatto, dai, accendimi tutte le luci, grazie. Oh, che meraviglia, vedete che ha già tutto un altro aspetto, eh? Inseriamo la videocassetta, visto che ci siamo. Tac, ammazza, ragazzi, ancora le videocassette. Eccolo, il Virus virus G G. identificato. Dottor Birkin, deve venire con noi, si muova. Credevate non vi stessi aspettando? Questo è il lavoro di una vita! Ah, sì. Non lo avrete mai! Scordatevelo! Abbiamo degli ordini, dottor Birkin. Glielo chiederò ancora una volta. Ecco, hanno sparso il virus, no? Hanno sparato alla valigetta, mi auguro di no. Che cazzo ti è saltato in testa? Gli ordini erano di catturarlo vivo. Se stava per mettere a sparare. Ci siamo, signore.
Ma c'è stato un problema. Ha opposto resistenza ed è stato abbattuto. Esatto, signore. Ammazzeranno pure lui, per questo motivo. Preleviamo il campione. Muoviamoci. No, era qualcuno che forse ce l'aveva proprio con lui. Probabilmente. Sono questi i campioni del G. E chi lo sa, posta di William Birkin. Sospende ricerca su G. Umbrella Corporation ha deciso di sospendere tutte le ricerche su G. Ah, i fondi sono stati tagliati. Grazie alla sua mail, le alte sfere hanno espresso interesse per l'arma biologica in grado di evolversi. I costi non sono un problema. La nostra è tra le compagnie più solide negli Stati Uniti. Ok, quindi aveva trovato degli altri, come si dice, insomma, delle altre persone disposte a pagare per sostenere queste ricerche. G è quasi pronto, sennò che tu non abbia mai pensato di portare al laboratorio di ricerca al quartier generale, bla bla bla. Hai fatto un buon lavoro con G, ce ne occuperemo noi. Lei sospettava di aver violato il suo contratto con Umbrella Corporation, è chiaro che ha rivendicato la proprietà del progetto G e che ha avuto contatti con l'esercito statunitense. Lei è chiamata a rispondere alla convenzione, Ok, va bene, aveva fatto qualcosa che non doveva fare. Questo è chiarissimo e... qua non c'è niente vero di utile, sembrerebbe di no, per cui qua c'è una pianta blu che per ora lascerò qua. E io, ragazzi, speravo davvero ci fosse una cassa di salvataggio, ma così non è stato. Ammazza, mi è stata disinfettata. Guardate che io sono pulitissimo, eh. Oh mio Dio. Sala bioreattori? E io dovrei andare lì? Davvero? Ok, fin quando non trovo, ragazzi, una macchina da scrivere. Oh mio Dio. Ma che cavolo stavate facendo qua, ragazzi? Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, che schifo. Cosa c'è qua? Diario di ricerca? Insomma, tutti esperimenti su esseri umani, a quanto pare. Beh, facile. Oh mio Dio. Posso tornare da... Non pensavo che fosse il virus. Non è nel nostro inventario, ragazzi. Non so perché, ma vi giuro che io sono andata qua sicurissima a acchiapparlo. Oh Dio, no. Vi giuro, ragazzi, che non... No, autodistruzione che cosa? Oh, ma che stiamo a scherzare? Vi giuro, ragazzi, che sono andata tranquillissima di acchiappare, insomma, a premere X, perché non pensavo minimamente che fosse il virus. Ok, depositiamo questo, ripeto, non è nel nostro inventario, per fortuna. Minchia, che cavolo, no, ho salvato su un altro, vabbè. Va bene lo stesso, era importante comunque era salvare. Incredibile, ma vero, ragazzi, sono riuscita a... recuperare il virus G. Adesso il nostro obiettivo sarebbe quello di tornare da Adam. Mi chiedo come diavolo faremo, visto che abbiamo le calcagne, anche il nostro amico, come sempre. Ovviamente, ragazzi, come sempre, aspetto i vostri preziosissimi suggerimenti e consigli qua sotto nei commenti. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacione a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!